Buongiorno ragazze e ragazze, allora, oggi è domenica, adesso è tardi, sono tipo quasi le 11 meno 10, mi sono lavato i capelli, devo mettermi la cremina e sto facendo questo mini vlog, cioè questo mini vlog, questo vlog appunto, dico né mini né maxi, perché appunto oggi facciamo una trasferta, io già abbiamo deciso di andare a Pavia, ovviamente c'è cioè, nel senso almeno un'orettina e mezza. Di strada, perché cioè, non è che possiamo andare chissà dove, quindi come meta abbiamo scelto Pavia anche perché mi siedo, perché poi non ci sono mai stata, giusto per visitare una cittadina e niente, quindi abbiamo deciso così. Oggi siamo andati che dovevamo passare il weekend in montagna, ma i nostri amici appunto hanno preso il Covid, quindi non siamo potuti andare e andare in due in montagna, cioè nel senso non è che aveva molto senso, quindi ho passato il Capodanno a casa appunto di Gian con sua sorella, il fidanzato e altri tre amici, tutto ok. Ovviamente avevo mal di gola che avevo un po' da giorni, non mi è passato totalmente, ma purtroppo è stata colpa mia perché al lavoro ero uscita a buttare i cartoni senza giubbetto, senza niente, io comunque la gola sono abbastanza delicata, ma va bene. Infatti dopo devo anche passare in farmacia a prendermi il disinfettante e niente, quindi mi stavo appunto un attimo preparando perché abbiamo deciso massimo appunto per 1:30 di andare via, soltanto che adesso mi devo cambiare con questo qua il pigiamino che aspetta che vi giro, era il pigiamino appunto di uno dei regali di Natale e mi sta Volevo allenarmi, ma ovviamente non sono riuscita, il mio intento proprio zero. C'è la musica in sottofondo, poi devo portare anche fuori Perlina e vi confermo che Perlina domani andrà a fare gli esami del sangue per vedere se potrà resistere all'anestesia totale, perché purtroppo deve essere operata perché c'ha un tumore benigno qui in testa, ma purtroppo ha cominciato a perdere sangue e siccome si stanno formando altri pallini su tutto il corpo non va bene, quindi abbiamo deciso di operarla. Sperando appunto che la mia piccolina resista all'anestesia, mi stavo ammazzando, e quindi niente, mi sgabuzzino la scopetta perché devo tirare i capelli, e quindi niente, adesso mi sistemo, poi magari cerco di mangiare qualcosina e vediamo. Spero che comunque il Capodanno l'abbiate passato bene, che questo 2022 sia iniziato bene. Io ho cercato un attimo di farmi dei buoni propositi in tutto ciò, di darmi un attimo delle mete, perché siccome io e Gianna appunto siamo presi con la casa quest'anno, non so se poi riusciremo ad andare in vacanza quest'estate, quindi voglio cercare magari di sfruttare in questo mese, fare magari anche dei piccoli weekend, delle cose così, proprio da spendere il minimo indispensabile. Infatti comunque verso febbraio, mi do... verso febbraio, credo marzo, non lo so. Comunque sì, dovremmo andare in Piemonte perché gli avevo appunto regalato il giro a cavallo in Piemonte. Giustamente tutti mi dicono: ma perché non te lo sei preso qui nelle zone di Como? Perché comunque c'è il giro al cavallo. Però volevo visitare anche il Piemonte, quindi ho detto andiamo in Piemonte che è più bello, più caratteristico. Quindi vabbè, ho fatto questa cosa qui. Quindi niente, adesso vabbè, mi sistemo e poi comunque ci aggiorneremo strada facendo. Allora, siamo pronti, però aspetta che devo prendere anche la mascherina. Volevo farvi vedere comunque Perla. Che bella. Guarda come qua. Sei pronta per uscire, vero amore? Guarda che allegria. Ma perché te sei sempre vedere triste in questi video? Sì, cosa c'è amore? Un bel cappottino. Forse perché gli ho messo il cappottino allora è triste. Ecco, dice, vabbè, non mi fai uscire allora io me ne vado. Cioè, deciditi. Amore! Adesso andiamo. Allora, la passeggiata l'ho fatta, sono le 11:30, però volevo vedere cosa posso, cioè, cosa mettermi, non so cosa mettermi, in poche parole non so cosa mettermi, non so perché, ma oggi sono venuta ad indossare il mio colore preferito, ovvero il blu, e infatti mi piacerebbe indossare, ok, il maglione che mi ha regalato mia mamma a Natale, questo qui, adoro, lo amo, lo amo, lo amo. Bellissimo, soltanto che la mia paura è, ok, io lo metto, però dopo se cammino ho paura di sudare, quindi non lo so, sono un po' indecisa, a meno che lo metto senza canottiera, ma poi ho paura che mi viene mal di pancia, perché anche questo è da tenere
cioè, da tenere in considerazione questa cosa. Comunque vorrei mettermi questo qua, che però rimane comunque un po' scoperto. E il mio intento era comunque di metterlo con un pantalone a vita alta. Che in questo momento di pantalone a vita alta, cioè, o mi viene in mente di indossare un pantalone, cioè non un jeans, ma tipo questi qua, questo qua, però cioè, sono eleganti così. Quindi volevo essere un po' più casual, per comunque andare a camminare, non è che non andare a fare una cena. Quindi, secondo me è meglio optare per un jeans nero. Che mi sa che ce l'ho di là. Aspetta, questo cos'è? No, questo è anche una gonna, che tanto c'ho le calze pesanti. Però se poteste darmi una mano voi, guarda, ragazzi, sono troppo indecisa. O metto quel maglione lì con una gonna e le calze, o mi metto una gonna in pelle, così posso infilare dietro questo maglioncino. Lo metto questo qui. Questa qui, non questa qui, questa qui, oppure in velluto. Però secondo me il maglione è già lavorato, è meglio una cosa semplice, perché comunque questa qua rimane una gonna a costine e non va bene. Quindi secondo me o opto per questo, o appunto opto per un jeans nero. Vabbè, soltanto che devo trovare il jeans nero. Affanbrodo. Mi viene il nervoso. Oh. Che palle, non vedo l'ora di cambiare armadio, ragazzi, non ci sta più niente. Ho preso troppi troppi vestiti e non trovo il mio jeans nero. Non trovo un cavolo di jeans nero. Oh, vabbè. Non lo so. Comunque valuterò se mettere il jeans nero, che al momento non trovo, e mi auguro che ne abbia un altro, oppure quella gonna in pelle. Con calze, stivaletto corto, ovviamente, perché comunque devo essere comoda a camminare. Però ho detto, anche se dobbiamo camminare in città, è meglio comunque una sneakers. E io volevo mettere queste. Sporche, ovviamente, però vabbè. Volevo mettere, ho detto, giusto un tema per stare in tema blu. Certo che non rendono un cacchio nella telecamera, però. Volevo mettermi queste tutte, a parte queste qua dovrei anche buttarle ormai, sono tutte rotte. Però tenevano caldo. Erano carine. Però ho visto che gli manca una perla. Sì, va bene. Niente, ho capito che quelle scarpe lì devo buttarle. Perché sono un po' rovinatizie. In effetti da un botto che non le metto. Quindi devo ricambiare il mio outfit. Quindi o opto appunto per il jeans nero, però con una sneakers bianca. Nera, oppure appunto la gonna con uno stivale alto basso, oppure lo stivaletto, però se una deve stare comoda a camminare. Che palle l'indecisione, ragazze. Beh, comunque non lo so adesso, però penso di mangiare già qualcosina, non voglio strafugarmi. Ho intenzione la lasagna di tenerla magari per stasera, così siamo a posto. La mia stanza, comunque vorrei fare i complimenti alla nuova canzone di Elodie, perché è stupenda. Vabbè, lasciamo tutto ciò, non ho tanta fame, però devo per forza mangiare qualcosa. C'è scandalerica, vabbè. E quindi ho detto, ah, mi scaldo queste polpette vegetariane. Tutte quelle che compro all'Eurospin, buonissimo tutto. Fonte di fibre, fonte di proteine, fonte di ferro. E mi accorgo che per 100 grammi sono 168 calorie. Qua ce ne sono 200, quindi contando che a colazione non ho mangiato granché. Niente, tanto che devo preriscaldare il forno, anche perché mi scaldano domani. Quindi per forza mangiarle oggi. Così stasera magari quando torno insieme ai miei, che non so se mangiano fuori, perché i miei appunto sono andati a Bergamo. Penso, spero che tornino. Vabbè, stasera a mangiare sono da sola. Vabbè, fa niente. E niente, quindi magari mangio le lasagne che mi ha portato già, anche sono quelle che sono avanzate a Capodanno, che ha fatto la sorella del fidanzato di sua sorella. E sono buonissime, anche perché lei non utilizza la mozzarella, ma il provolone. Io poi vado matta per i formaggi. E
E quindi niente, ho usato quelle, sono veramente squisitissime. Madonna, sono proprio bianca. Sarà la luce. Non lo so. Beh, comunque andiamo di polpette. Come poi non ho voglia neanche di stare qui a preparare la tovaglia, cose varie, mi metto questa graziosissima salviettina, bellissima, carinizia, carinissima, natalizia con questi due orsetti. Vado a prendere le mie posatine. Ah, ma io sto continuando a registrare, bene, infatti. Le mie posatine, bella, tutto rosso, tutto in tema rosso, carinissimo bicchiere. Bicchiere. Voilà, e la mia tavola è apparecchiata. Mettiamoci anche qualcosa di romantico. Bello, il mio centrotavola, fantastico. Adesso aspettiamo il forno. Comunque, guardate che carino questo. Ce ne ho uno anch'io che ho tenuto da parte per quando andrò a vivere con Gian. È troppo bello per il forno. Qua c'è anche la teschina dove potete mettere lo strofinaccio. No, troppo carino. Un attimo qua in sala, poi che ho detto mi trucco un attimo qua, perché altro perché sto vedendo un gatto in tangenziale 2 e quindi se vado in bagno non riesco a vederlo, quindi ho detto tanto mi trucco qua, la luce c'è, riesco a vedermi, uso il cellulare come specchio, quindi direi tutto bene. Allora, ho mangiato, tutto a posto e niente, volevo usare io questa palettina qua, adesso non mi ricordo la marca, ma è stata una delle mie prime palettine, cioè che mi ha regalato mio papà, infatti cioè, è vecchissima. Però i colori sono belli, ne ha molti. E appunto volevo fare delle tonalità sul blu, siccome mi vesto di blu, anche se di solito dicono mai abbinare il make-up come sei vestita, ma non mi interessa. Però niente, volevo appunto fare un non trucco troppo esagerato, cioè giusto qualche sfumatura così per dare un attimo il look. Quindi niente, mi vesto e poi vediamo. Ecco, perfetto, questa è la mia idea di non fare un trucco troppo forte. Cioè, alla fine vado sobria e poi esagero. Osti che sole. E poi esagero. Vabbè, magari deve durare fino a stasera, forse può andare. Questo occhio magari è un po' più sfumato rispetto a questo. Lo so, ho esagerato un pochino, ragazze. Ciao, Civici! Girate un pochetto, vabbè. Adesso meglio che incomincio a prepararmi l'outfit perché sennò qua non mi rialzo più. Allora, in tutto ciò mi sono vestita semplicissima. Ho messo alla fine questo qua perché volevo mettere il maglione che mi ha regalato mia mamma, ma siccome mi arriva qui, cioè io di stare con la pancia scoperta ancora non me la sento, quindi vabbè. Lo metterò magari quando sono in un ristorante o un posto è chiuso comunque. E ho messo lo stesso, cioè ho messo un semplicissimo jeans nero. Scusate se ho il fiatone, ma ho fatto dei TikTok e che pubblicherò verso sera, quindi non lo so. Talmente io guardo tanto le ragazze che fanno video, mi sembrano delle fighe anomale, mi guardo io e dico, cioè non riesco a fare neanche la sexy se mi impegno, però vabbè. Faccio quello che riesco. Comunque niente, sono vestita così, ovviamente il jeans è normale, finisce così e mi metto, non so adesso se le Adidas o le Simil Vans. Adesso vedo un attimo, però adesso è meglio che mi preparo perché è luna e devo, cioè devo vestirmi, la borsa e tutto, che devo andare da Gianni io. Tone! E niente, ci avviamo verso Pavia. In tutto ciò io mi sono preparata. Sembra un confetto azzurro fantastico, vadoro. Tara! Andiamo! Che cazzo, che sole, ragazzi! Quanto manca? 23 minuti manca e forse riusciamo ad arrivare. Sempre se Gian non sbaglia ancora strada perché lui e il navigatore non hanno un buon rapporto. Comunque, prima che mi dimentico, una ragazza ti fa i complimenti per avermi regalato il bagnoschiuma da 3 litri. Ha detto: guarda, sei un genio. Ti ho detto che mi durerà 3 anni perché vabbè, lo uso solo io. Anche l'anno scorso erano il 3. No, era 1 litro l'anno scorso. Era 1 litro, ragazzi, era 1 litro. Litri. Era 1 litro. Ti lavi un po' di più. Sì, vabbè. Comunque niente, speriamo di arrivare. Ho detto, cavolo, potevano consigliarci qualche posto e andare a visitare a Pavia, ma siccome non è online il video non possono consigliarmi niente. Però vediamo, 22 minuti se arriviamo. È timido. Sì, timidissimo. Ormai Pavia l'abbiamo quasi raggiunta. Stiamo camminando qua sotto, dove c'è tutti questi bei fili decorati. Infatti qua tutti camminano. Della mia piazza. Vediamo. Ah, bello, hanno messo il presepino così.
Ah, carino. Molto, molto carino. Un po' nebbiato, ma... Praticamente sì. Questo sarebbe il ponte coperto dove Gian voleva andare. Ciao. Sì! È tutto coperto. Infatti non si vede niente perché c'è la nebbia. Che vista. Cosa è la roba la mia? No, mi si è fatta la frangetta. È vero, non so se vedete, ma dov'è? No, vede meglio qua. Là c'è un presepe. Gianluca non sale qua perché soffre di vertigini. Che bello. Io qua mi sembra lo sguardo zoo. Vedi, l'ho cercata io, lì c'è anche la pista. Oh, è spettacolare, mi hai visto? Esatto. Visto che no? Peccato però, questo qua. Niente, io sono arrivata a casa, mi sono già fatta il bagno. E niente, adesso mangio la lasagna. Sono arrivati anche i miei da Bergamo, perché mi sono andati a Bergamo. Comunque è bella, Pavia, cioè, Pavia è molto carina. L'unica cosa, madonna, abbiamo trovato la nebbia, tornavamo pure io, Gianni. Infatti siamo andati proprio a 40 all'ora, perché veramente non si vedeva niente. E quindi niente, adesso comunque mangio. Ho sentito un tonfo, non so mia mamma cosa abbia combinato, ma vabbè. Comunque niente, spero che bene o male questa giornata vi abbia tenuto un po' compagnia, più o meno. Io vi mando un grandissimo bacione, ragazzi e ragazze, e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!